Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi continuiamo ad analizzare il 23esimo turno di campionato di Serie A. Abbiamo fatto questi due video divisi perché addirittura si è cominciato a giocare dal giovedì sera per poi giocare venerdì sera e poi il sabato. Oggi vediamo tutte le partite che si disputano domenica. Non ci sono grandissimi match, però qualcosa di interessante la tiriamo fuori. Ci vediamo tutto subito dopo la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo, come sempre il libraccio insieme a me. Io mi dimentico sempre all'inizio di video di chiederlo perché onestamente è una cosa proprio un tarlo che non mi entra. Però su YouTube purtroppo è importante ricevere il like al video, quindi vedo che quando non lo chiedo ce ne stanno molti di meno, quando mi ricordo di chiederlo ce ne stanno molti di più. Quindi mi raccomando, se ti piacciono questi video, lascia sempre un like, così almeno mi aiuti a farlo vedere ad altre persone. Detto questo, cominciamo a vedere tutte le partite che ci restano ancora da vedere, che si disputano domenica. Come sempre, ce le studiamo sull'app di Stats4Bets. Allora, cominciamo alle 12:30 con Bologna-Genoa. Partita interessante perché Mihajlovic è arrivato subito col botto vincendo a Milano contro l'Inter. Genoa che comunque ha sopperito bene alla mancanza di Piontek perché hanno preso Sanabria e ha cominciato a segnare Sanabria. Quindi praticamente a Genoa segnano tutti tranne Kwame che c'ho io al fantacalcio. Allora, che ci dice questa sfida? Azzo, interessante. Allora, il nostro pronostico, l'algoritmo di Stats4Bets azzarda una X secca sul Bologna-Genoa. Perché? Perché la vittoria del Bologna è data al 35%, la vittoria del Genoa è data al 38%, 27% per il pareggio, che è quello più basso, ma quando le due squadre hanno valori così simili è perché si equivalgono. Lo vediamo anche dai numeri. Nelle ultime 5 il Bologna fa una vittoria, un pareggio, 3 sconfitte, e il Genova fa una vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte. Quindi sicuramente, e ce lo dice anche il 38% di probabilità, sul Genova sicuramente c'è un margine di favoritismo per il Genova. Però il Bologna si è super rilanciato con Mihajlovic vincendo a Milano, quindi potrebbe esserci una X fissa. Molto molto equilibrato il dato sull'under over, 50 under, 50 over, quindi non mi saprei sbilanciare, mi sembra più partita da under perché non abbiamo due attacchi stellari, però diciamo che la X fissa è già un bel segno, un bel rischio. Atalanta-Spal, Atalanta che continua a vincere, 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5. Sta lì a tallonare la Roma, il Milan, l'Inter, la Lazio per il quarto posto, quindi squadra di Gasperini sempre ogni anno una mina vagante. In questo momento si è fermato contro il Cagliari, ma c'è Zapata che segna a rotta di collo. 46% di probabilità per l'esito 1. Spal che è in difficoltà a Bergamo, va in difficoltà a Bergamo, una sola vittoria, però anche una sola sconfitta nelle ultime 5, quindi la Spal tende al pareggio, però non lo so se a Bergamo ce la fa. Sicuramente i dati della 1X coprono quasi interamente l'opportunità, perché 46 Atalanta, 32X, questa è la classica partita da metodo della favorita in cui la sconfitta appunto della squadra favorita è l'esito meno probabile e penso che sia un segno 1 fisso. Dal punto di vista dei gol c'è una leggera predisposizione all'over intorno al 55% perché l'Atalanta, abbiamo detto, segna a rotta di collo,
molto meno segna la spalla e sono praticamente opposte. La spalla fa 15, fa 13 under, l'Atalanta fa 15 over. Bisogna vedere se avrà predominanza l'attacco dell'Atalanta piuttosto che la difesa della spalla. Secondo me è più probabile l'attacco dell'Atalanta, quindi direi, però per stare cautelato, over 1,5. Sampdoria Frosinone. Frosinone ha perso questa partita con la Lazio, che magari un briciolo in più meritava. Gli hanno dato questo rigore, poi gli hanno tolto al VAR. Rigore probabilmente ci poteva stare, sì, è vero, non lo spinge più di tanto, però insomma un minimo di ostacolo lo crea. Sampdoria che ha perso a Napoli, ma insomma non era certo a Napoli che ci aspettavamo punti dalla Samp. 54% di esito 1. Temo per il Frosinone. Oddio, bisogna vedere quale Orella ha raggiunto questo record. Non l'ha messo quello storico. Secondo me, psicologicamente, ci potrebbe essere un minimo di pausa, minimo di rilassamento. Cioè, ormai il record era fatto, non sei riuscito a batterlo. Secondo me Quagliarella in questo momento dovrebbe teoricamente andare verso una fase della stagione un po' più cauta, però pure è vero che la Samp c'ha Gabbiadini che invece vuole spaccare ancora tutto e dimostrare il suo valore, quindi un po' così, non lo so, perché io il Frosinone me lo immagino sempre peggio di quello che poi è, perché poi, cioè meglio di quello che poi è, perché poi vedi le partite in realtà è proprio scarsetta. Però ci stanno degli innesti, come quello di Viviani, per esempio, che fanno ben sperare, non per la salvezza, magari non è detto che si salveranno, però per migliorare un po' l'andamento della squadra. E c'è soprattutto questo Ciano, che comunque ha fatto 6 gol e sta facendo un bel campionato. Io me la terrei sulla 1x, magari non pagherà tantissimo, però una minima chance al Frosinone gliela voglio dare. Dal punto di vista dei gol, abbiamo un po' come la situazione precedente tra Atalanta e Spal, una squadra che segna molto, una che non segna per niente, quindi forse l'over 1,5 è meglio. Torino-Udinese. Allora, non spintissima sul Torino, 44%, buono ma non è schiacciante l'esito 1, però è pure vero che l'Udinese ha solo il 20%, quindi questa, esattamente come la partita dell'Atalanta, è un'altra partita da metodo della favorita. In questo caso, secondo me, più dell'Atalanta, è bene coprirla sulla 1x, perché il Toro è una squadra strana, sta andando bene, 2 vittorie 2 pareggi, una sconfitta nelle ultime 5, quindi vive un buon momento di forma, però no, non segna tantissimo, solo 1 gol e 20, che è un po' poco. Belotti sta vivendo una stagione un po' così e così. È vero che la difesa dell'Udinese qualcosa te la concede, quindi, però sono 2 squadre tendenzialmente verso l'under. Udinese che comunque qualche punto deve fare per salvarsi, quindi magari, cioè, ci sta l'1-0 del Torino, no? Non mi immagino una stravittoria del Torino. 1x under, addirittura si può rischiare il 2,5 su questa, addirittura l'under 2,5. A me proprio l'under 2,5 non mi piace mai, quindi direi tutta la vita under 3,5, però i numeri lo danno, ce lo appoggiano, 56% e solo 2,2 gol previsti, quindi secondo me potrebbe essere una partita da under 2,5. Se lo abbiniamo alla 1x, ci teniamo caldi col 3,5, stiamo più cautelati. Alle 18 Sassuolo-Juventus, probabilmente insieme a Fiorentina-Napoli la partita un po' più interessante di giornata, perché comunque il Sassuolo ha sopperito bene la partenza di Boateng.
una vittoria, due pareggi, due sconfitte nelle ultime 5 partite. Ovviamente è sempre abbastanza inutile guardare l'aspetto statistico contro la Juve, perché vincendole tutte, proprio se dobbiamo trovare un'ombra, questi 3 gol subiti col Parma, 3 gol subiti con l'Atalanta, 2 pareggi nelle ultime 5 partite. Cioè, alla Juve fanno 2 pareggi, parlano di crisi. Secondo me non lo so, la Juve sulla 1x2 non la voglio analizzare, perché 90 su 100 vince, poi becchi proprio la partita che non la vince e fai la figura dello scemo. Vediamo i gol invece sembrano molti di più. 2 gol di media fatti dal Sassuolo in casa, 2 gol di media fatti dal Sassuolo in casa e 1,90 subito, quindi sfida che ci dovrebbe garantire almeno 3 gol, visto che la Juve ne fa più di 2 fuori casa ma subisce poco. Nelle ultime 5 partite la Juve ha fatto per 5 volte over, il Sassuolo 3 volte over. Io questa me la giocherei sull'over 2,5, c'ha la spinta per il 2,5, e a questo punto, se c'ha la spinta per il 2,5, vediamo un attimo, statisticamente sarebbe non gol perché la Juve subisce pochissimo, però problemi in difesa per la Juve, statistiche sull'over, piccolo momento dove concede un po' di più. Se non vogliamo rischiare la parte 1x2, non vogliamo rischiare la parte over, ci serve un esito per alzare un po' la multipla, ci rischiamo il gol del Sassuolo. Milan contro Cagliari. Il Cagliari, visto che l'Atalanta meritava di più, meritava il pareggio, almeno la traversa clamorosa al 90esimo lo sta a testimoniare. Milan che contro la Roma onestamente meritava di perdere, cioè la Roma se avesse vinto non avrebbe rubato niente, perché comunque ha giocato meglio, Donnarumma ha fatto dei miracoli e purtroppo contro di noi è tornato il Donnarumma che conosciamo. Due vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte nelle ultime 5 per il Milan, 3 sconfitte invece nelle ultime 5 per il Cagliari. Cioè questa sarebbe da 1, onestamente, sarebbe da 1 fisso. È che del Cagliari, un po' come il Torino, sono quelle squadre sempre dure a morire. È vero che il Cagliari va molto meglio in casa che non in trasferta. In trasferta perde 7 volte delle 9 totali. No, allora esito 1 secco. Un dato così è schiacciante. 9 trasferte, cioè 9 sconfitte di cui 7 in trasferta. Quindi diciamo esito 1. Partita molto 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 molto, aiutatemi a dire, molto spinta sull'under. Certo, uno come Piontek, a me l'under non me lo fa stare tranquillo, forse su questa sarebbe meglio over 1,5 oppure under 3,5. Però il Cagliari in trasferta subisce un gol e 90, io direi over 1,5, 1 se vogliamo stare tranquilli, 1x però per me è 1, e over 1,5. E con questa ci siamo visto tutto il 23esimo turno, che per una volta finisce di domenica sera, mentre siamo abituati ormai a finire le partite il lunedì notte, mentre però comincia giovedì, quindi un po' così, un'altra giornata abbastanza spezzativa. Per questo video è tutto, mi raccomando lascia un like e ci vediamo nel prossimo video.